Però comunque dispiace perché non prendi il secondo gol, magari noi siamo una squadra che gol lo facciamo sempre, magari porti a casa un pareggio senza aver interrotto una striscia positiva che contraddistingueva il cammino che stavamo facendo. Ripeto, riguarderemo il video, ci darà la carica per la prossima partita e per i playoff, per stare più concentrati. E aspetti due, come si arriva a questi playoff? Ci sarà poi appena l'ultima partita di sabato, che è comunque importante perché la squadra che viene chiede molto anche come Alessandro in questa ultima giornata, però ci saranno finalmente 15 giorni da vivere come? Sicuramente con grande entusiasmo, perché è un gruppo che ha fatto tanto rispetto a dove si trovava a dicembre, quindi la fame che dobbiamo avere noi sicuramente dovrebbe essere superiore a quella che avranno le altre squadre, considerando la rincorsa che abbiamo fatto. Non abbiamo niente da perdere, proprio per la rincorsa che abbiamo fatto, quindi ci sarà sicuramente grande voglia di combattere, grande entusiasmo e andare più avanti possibile. Poi i playoff sono una lotteria e infatti sono partite molto molto particolari, quindi può voler dire poco con la striscia di risultati consecutivi, entusiasmo no, e motivazione, perché gli episodi la fanno da padrone, quindi vedremo, però siamo carichi. Mi scusi, ma quante partite ha fatto lei quest'anno? Quest'anno è la quinta questa. Ecco, è un po' rammaricato, cioè lei viene da un bel passato, da un buon passato Sì. calcistico, come mai poco Ma in piedi? il calcio purtroppo ti porta dalle stelle alle stalle e viceversa molto, molto, molto velocemente. Scelte sbagliate, scelte più giuste, fortuna, sfortuna. Io 2 anni fa venivo dalla Serie A, ho fatto un buon campionato in Serie A e accettai di sposare un progetto di una squadra, in questo caso era il Cardi, che mi offriva un triennale sostanzioso e a quell'età era molto difficile sinceramente rifiutare. Avrei avuto possibilità anche in qualche altra Serie A, ma giocare in questo in Serie A, magari guadagnare un quinto sarebbe stato differente, poi magari a gennaio sarei dovuto scendere in Serie B guadagnando un quinto. Quindi feci una scelta, poi differenza di mentalità, io sono uno che la testa non abbassa neanche se mi prende a calcio, non cambio per nessuno, quindi è stata semplicemente la differenza di mentalità. Quest'anno ho fatto una scelta e sono rimasto a Cagliari, mi hanno tenuto fuori e adesso a gennaio ho rifiutato qualche squadra di B, preferendo andare in una società che lottava per vincere sana, alla quale potevo dare una mano io a questa società poteva dare una mano a me per rilanciarmi, perché a volte quando si cerca di fare il passo in avanti bisogna sapere che non si riesce, bisogna sapere fare il passo indietro e mettersi in discussione. Ranieri, il tuo compagno lo ha detto lui, più esperto, già categoria superiore, ragazzo giovane come te, e con quelli magari più o meno della tua età, come si vive questa, diciamo, attesa verso i playoff? La si vive bene, non vediamo l'ora che arrivi, perché io che sono qua da luglio so quello che abbiamo passato i mesi di novembre, c'è voglia, c'è carica e vogliamo arrivare più in alto possibile, è vero. Ecco, hai fatto questo parallelo tra i primi mesi difficilissimi e quelli di adesso. Ecco. Quanto conta anche nel formare un ragazzo ancora giovane come te un'esperienza come È questa? un'esperienza molto importante. Quest'anno, anche per come siamo partiti e per come siamo arrivati, è ancora più formativo per me, perché abbiamo passato insieme ai miei compagni certi momenti, erano belli tosti, e arrivare adesso con un'altra mentalità mi è servito molto come persona e come calciatore. E ripeto, non vediamo l'ora che arrivi, dispiace aver interrotto questo risultato, questa striscia di risultati positivi. E adesso c'è Cuneo, pensiamo a Cuneo, che chiudiamo un campionato positivo e poi sotto il playoff a preparare, che ci abbiamo bisogno, ci abbiamo 2 settimane.